Quando ci è stato proposto di curare questa mostra, all'occasione dei 700 anni della morte di Dante, è stata una sfida veramente particolare perché... Diabolica. Sì, perché da un lato il tema dell'inferno è un tema caro da tempo a mio marito, e d'altra parte il mondo di Dante è un mondo molto speciale, molto importante per gli italiani e molto caro anche a me, e quindi abbiamo abbordato questo tema in un modo che racchiude un po' la storia delle idee, la storia dell'arte e anche il piacere di far vedere come Dante non sia solo un grande poeta italiano, e come la commedia non sia solo un testo poetico magnifico fondatore della lingua, ma anche una grande figura europea, perché l'immaginario dantesco è un patrimonio comune di tutta l'Europa. Abbiamo cercato di mostrarlo nella mostra che raccoglie con più di 80 prestatori delle opere che vengono da tutta Europa. La mostra Inferno alle Scuderie del Quirinale si può dire che completi il ricchissimo palinsesto delle celebrazioni dantesche in occasione del 700° anniversario della morte di Dante. La mostra riguarda dunque la straordinaria fortuna iconografica dell'Inferno di Dante durante i secoli, ma anche una profonda riflessione sulla persistenza del concetto di male, di dannazione, ma anche di salvezza, di delitto e castigo durante i secoli. E alcune sale della mostra sono dedicate alla traslitterazione dell'inferno in terra, con una meditazione sui fenomeni della guerra, dello sterminio e della follia. La mostra però si conclude così come si conclude la cantica di Dante, e cioè con un messaggio finale di salvezza, di speranza e di redenzione. L'ultimo famosissimo verso della cantica, e uscimmo a rivedere le stelle, è il segno dell'ultima sala della mostra, che presenta i meravigliosi cieli stellati di Hansen Kiefer e Gerhard Richter e le straordinarie immagini che provengono dallo spazio attraverso la sonda Hubble. La mostra rappresenta anche un grande sforzo organizzativo e produttivo, con prestiti che vengono da quasi 90 prestatori da tutti i paesi d'Europa, che hanno concesso ben 232 opere. Un'altra grande sfida che le Scuderie del Quirinale assumono nei confronti di anniversari importanti, fondamentali per la cultura non solo italiana ma anche europea. È una mostra che insolitamente mette insieme al titolo anche l'autore, l'ideatore di questa mostra, che è Jean Clair, figura leggendaria del mestiere di fare mostre come processo intellettuale, quindi è anche una mostra opera, una mostra firmata da un grande intellettuale europeo, che a cui abbiamo demandato la missione di trasformare nel linguaggio delle mostre un concetto che è un concetto
che appartiene all'uomo fin dalle origini, che è il pensiero su che cosa succede dopo la morte e la minaccia di un castigo dopo la morte, particolarmente nella codificazione che a partire dal 300 da Dante e che diventa lo stereotipo per tutta la cultura occidentale. È una mostra fondamentalmente divisa in due parti. Le Scuderie del Quirinale hanno due piani di espositivi e quindi questa cesura architettonica diventa anche una cesura del linguaggio espositivo. Al primo piano è raccontato la vicenda, la storia, le caratteristiche anche geologiche dell'inferno, la struttura dell'inferno, gli abitanti dell'inferno, così come ci vengono raccontati da chi all'inferno è stato, Ulisse, Enea, la discesa di Gesù Cristo al limbo e poi Dante, l'ultimo grande visitatore dell'inferno, in grado di tornare e di raccontare quello che ha visto. Quindi noi conosciamo l'inferno attraverso gli occhi di questi viaggiatori e il primo piano racconta tutto quello che soprattutto Dante ci ha descritto di questo luogo sconosciuto ai vivi. Il secondo piano della mostra invece recepisce invece quell'immagine dell'inferno che abbiamo noi sulla terra attraverso l'attività diabolica dei sovrani dell'inferno, di Lucifero, dei diavoli, di Satana ed in generale del demonio. Questo avviene attraverso una serie di, diciamo, di fatti terreni che sono le tentazioni, l'induzione al peccato dell'uomo e quindi tutto il secondo piano è dedicato a quanto noi diciamo, recepiamo dell'inferno nella nostra vita terrena. E a quel punto c'è una trasformazione e un passaggio logico fondamentale ma chiarissimo attraverso le opere che diventa effettivamente quando l'inferno diventa la nostra stessa vita e questa è una cosa che pertiene soprattutto al mondo moderno, all'Ottocento, al Novecento, la nascita della psicanalisi, la devastazione delle guerre devastanti, la prima e la seconda guerra mondiale. Quindi l'inferno sulla terra, l'inferno della follia, l'inferno dell'alienazione, l'angoscia del vivere, e questo diventa un tema che è interiore, che l'uomo interiorizza ed è tutto raccontato in una serie di opere, soprattutto dell'Otto del Novecento, nel secondo piano, e che culminano con la rappresentazione del male assoluto interna per come l'uomo lo ha conosciuto, che è identificato con lo sterminio, con la Shoah della Seconda Guerra Mondiale. Alle mie spalle una delle opere fondamentali che descrivono ecco, l'orrore, il raggiungimento del punto più basso della disumanità agli occhi dell'uomo. La mostra però non finisce qui, come in Dante finisce con l'idea di liberazione dall'inferno, con una speranza di uscita dall'inferno, a rivedere le stelle, l'ultimo verso della Divina Commedia, e la meditazione sulle stelle, sul cosmo, sull'assoluto, diventa l'ultima sala della mostra, con un campionario di rappresentazioni delle stelle, delle galassie, dello sguardo rivolto all'insù da parte dei più grandi artisti contemporanei, Kiefer, Richter, Thomas Roof e altri che danno effettivamente un viatico per un'uscita liberatoria dalla claustrofobia dell'inferno.